Bentornati a Falsissimo 2.0, tutti i colori delle bufale, delle truffe, delle fake news sempre in primo piano, anche grazie alle vostre segnalazioni che vi invito a non farmi mai mancare, sono preziosissime. Prendo spunto da una di queste per iniziare con la prima news di oggi, che riguarda l'argomento onorificenze a pagamento. Ebbene sì, succede magari di ricevere il curriculum da parte di qualcuno con delle referenze al dissonanti, tipo eletto uomo dell'anno o donna dell'anno 2018-2010. Poi uno va ad indagare per approfondire, semplicemente non c'è malafede assolutamente, ma uno tendenzialmente tende a verificare, tendenzialmente tende, mi piace molto, e scopre però spesso e volentieri che queste referenze sono, non dico false, ma falsissime, perché semplicemente acquistate. Vi faccio un esempio, sono diverse le pubblicazioni che semplicemente pagando vanno a scrivere che Tizio o Caio ha il titolo di uomo dell'anno, ma tante altre benemerenze in realtà mai assegnate. E l'American Biographical Institute, tra l'altro nel frattempo dichiarato pure fallito, chiedeva fino a non molto tempo fa tra i 200 e i 300 dollari, quindi neanche questa grande cifra, per veder pubblicato il proprio nome con la relativa benemerenza. E tante persone, ahimè frustrate, mi tocca dover dire, hanno pensato bene di investire, a mio avviso di buttar via questi 200-300 dollari, per poter poi scrivere nel proprio curriculum che appunto fossero proprietari, titolari di queste benemerenze. Ecco, allora il suggerimento che mi sento di dare a tutti voi: se qualcuno mai vi dovesse contattare per proporvi una cosa del genere, rispondete pure tranquillamente no grazie, se ho dei titoli, se ho delle benemerenze o delle onorificenze preferisco che siano autentiche, magari una sola ma vera e che corrisponda realmente alle mie capacità. Cambiando argomento e andando a parlarvi di WhatsApp, è di questi giorni una notiziona che è rimbalzata sui social. Io stesso ne ho trattato, ho fatto una diretta domenica scorsa in cui avvisavo che Esselunga, parliamo di questa grande azienda della distribuzione, non ha in realtà mai inviato un messaggio come quello che avete visto, in cui per il 70° dell'azienda stessa, 70° tra l'altro errato perché ci risulta che Esselunga sia stata fondata nel 57, quindi nel 2021 è molto strano che possa festeggiare il 70° e già questo deve metterci in allarme. Comunque sia, questo post ci invitava a cliccare per avere dei premi. Io ho provato a fare un primo step, non sono andato oltre perché non avendo una connessione protetta a disposizione non ho voluto mettere a rischio il mio account. Sono arrivato fino alla seconda schermata che mi invitava praticamente ad andare avanti per partecipare ad un'estrazione fortunata di buoni spesa piuttosto che regali. Ecco, chi ha la connessione protetta di mia conoscenza ed ha provato ad andare avanti, alla fine si è ritrovato nel classico caso di phishing in cui questi signori truffaldini non facevano altro che invitarci a inserire dapprima magari i nostri dati personali, poi magari il numero della carta di credito, insomma con questi dati sensibili poi appropriarsi del nostro denaro. Ecco, ribadisco, l'ho già detto tante altre volte, che i grandi marchi, in questo caso anche quelli della distribuzione alimentare, non usano i social normalmente per le proprie promozioni. Del resto basta andare sul sito ufficiale, in questo caso di Esselunga, ma in qualsiasi altro caso sul sito dell'azienda in questione, e se c'è una promozione qualsiasi in corso sarà ben evidenziato e allora, soltanto allora, potremo procedere. Ma ribadisco che molte grandi aziende ci hanno confermato che non utilizzano i social, tantomeno i messaggini, i WhatsApp o gli SMS per le loro promozioni, ma solo ed esclusivamente i canali ufficiali, ok? Ribadito questo, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo Falsissimo 2.0, mi raccomando, occhi e orecchie sempre bene aperti. A presto.